Oggi eseguiremo un complesso intervento chirurgico di avulsione dentaria del terzo molare, quindi del dente del giudizio. Il dente del giudizio che si trova capovolto con la corona verso il basso e le radici verso l'alto, si trova nel ramo mandibolare con una cisti follicolare che è adiacente al nervo alveolare inferiore. Osserviamo in una sezione della TAC il dente e tutta la cisti e esattamente qui il nervo. Quindi con un'elevata possibilità di una lesione, ci auguriamo temporanea, del nervo alveolare. Si esegue questa estrazione in quanto il paziente è per la quarta volta che continua a avere ascessi in corrispondenza di quel dente, quindi si rende necessaria e obbligatoria l'avulsione. Eseguiamo un lembo a spessore totale con un'incisione di scarico a livello mesiale del sesto. È fondamentale scollare molto bene. Ok, abbiamo eseguito un lembo estremamente esteso. Questa è la radice del dente, incredibile. E qui ha origine la cisti. Andremo ora a eseguire un'osteotomia in modo da andare a togliere tutto osso attorno al dente. Ok. Vedete come stiamo individuando le radici del dente, eh? Vedete esattamente il dente, questa è una radice, questa è l'altra radice, questo è lo spazio fra le due radici, eh? Iniziamo a separare il dente, prima la corona e poi le radici. Dente che risulta capovolto. Adesso andiamo a lussare. Ok, vedete che andremo a togliere adesso la corona che abbiamo separato, ok? Che abbiamo diviso in due. Non aspiriamo.
prendiamo il pezzettino. L'altro pezzettino che andiamo a tagliare. Sì, sì, aspiriamo un attimino. Qui la difficoltà è perché anche la corona chiaramente è già adesa con la cisti. Ok? Vedete la difficoltà per il fatto che abbiamo la corona è trattenuta dalla cisti. Ok. Ok? Ah, bellissimo. Ok, ora, ok, vedete? Siccome abbiamo separato, anche il dente l'abbiamo perfettamente tolto. Ok, ora aspiriamo dentro. Vedete la cisti? Ok, ora andremo a separarla. Delicatamente andiamo a... Andiamo a innucleare la cisti, Vedete che stiamo innucleando la cisti delicatamente. Anche qua. E dove è adeso il nervo, Eccolo qua. Guardate il nervo. Vedete questo filo bianco? Eccolo qua. Ok, ecco la cisti. L'intervento dal punto di vista chirurgico, dal punto di vista dell'avulsione della cisti e del dente è terminato. Dovremo ora suturare con un filo riassorbibile. Allora, iniziamo la sutura dal taglio di rilascio per poi continuare con dei punti semplici con un filo riassorbibile. Che poi andremo a togliere fra una settimana. Con soli 8 punti siamo riusciti ad andare a suturare un lembo esteso. Rispettando i tessuti molli. Ok, ora lo mostriamo. Ok, e anche il taglio di rilascio. L'intervento è terminato, si è svolto in maniera ottimale. Ringrazio il mio team, Angela, Simona e l'anestesista dottor Sergio Lo Monaco. A presto, vi aspetto per il prossimo intervento. Mi sembra che l'intervento sia andato bene, nessun dolore particolare, certo un po' di indolenzimento solo alla fine. E quindi una valutazione del tutto positiva.